Bentornati nella mia cucina. Un altro giovedì, questa volta una ricetta veloce anche questa, semplice come di solito faccio le mie ricette che vi propongo, dedicata ai piccoli, ma non soltanto, ma anche ai adulti ovviamente, una merenda da portare sotto l'ombrellone. Siamo in piena estate, sicuramente tanti di voi vanno al mare. Siamo anche al periodo delle ferie, insomma, abbiamo superato già metà luglio, dunque una merenda ci sta bene. Poi, se è cotta in maniera salutare con il kit forno Magic Cooker sul fornello senza riscaldare la nostra cucina, è ancora meglio, giusto? Come vi siete ormai abituati, la ricetta è molto molto semplice, anche a portata dei bambini. La possono fare addirittura anche i bambini, diciamo da 8 anni in poi. Allora, mi servono le 5 uova. Io mi sono attrezzata oggi perché è una ricetta dove non bisogna montare niente di particolare, dunque perciò non mi sono avvantaggiata con la preparazione, per farvi vedere anche la semplicità della preparazione. Poi, se avete dei robot da cucina, ben vengano anche quelli, ognuno fa un po', insomma, con quello che ha. Si può fare anche con la frusta a mano. Allora, le 5 uova messe, un pochino di sale perché sale va a sottolineare il sapore di dolce. Utilizzo dello zucchero integrale di barbabietola, poi vi farò vedere anche la busta. Non è obbligatorio lo zucchero di barbabietola, anche lo zucchero bianco se volete. Vado a rinforzare, diciamo, il sapore dolce con il sale che abbiamo messo all'inizio. Qui abbiamo della farina, poi vi dirò anche le dosi. Anche la farina è una farina particolare, tipo 1, perché vado sempre a salvaguardare, no, dal punto di vista salutare il mio organismo. Qui ho dell'olio di semi, che sono 80 ml, e della ricotta, sempre a base di ricotta. Ecco, anche i latticini, la formazione del calcio, perché la vitamina D la sviluppiamo, diciamo, nel nostro corpo grazie ai raggi ultravioletti del sole. Dunque, una volta che sviluppo la vitamina D, tanto mi interessa ad aggiungere anche il calcio nella mia dieta. Allora, a tutto quanto, vado ad aggiungere le 2 bustine di lievito per i dolci. Metto tutto insieme, non devo fare chissà che cosa di particolare, anche questa è la praticità, la facilità di fare una ricetta. E io aggiungo dell'olio essenziale di cannella, se non ce l'avete, che deve essere edibile, non di quello profumatore d'ambiente. Questo è certificato puro, testato e garantito. Se non avete 2, 3, 4. Se non avete questo olio essenziale, potete utilizzare 2 anche 3 cucchiaini di cannella in polvere. Allora, mescolo leggermente così senza accendere, perché altrimenti mi vola la farina in tutta la cucina e non voglio fare una nebbiolina bianca. Ho il cane qui accanto a me che si sta riposando dopo la passeggiata. Poi magari se lo sentirete, ha voluto starmi accanto. Adesso la faccio partire. Bello vigoroso. Voglio arricchire per rendere il tutto più goloso, che non è obbligatorio, con delle goccine di cioccolato. Lascio un po' da parte per metterli come decorazione sopra. E granella di nocciole.
perché voglio dare anche questo senso di croccantezza, che sicuramente è piacevole. Poi contengono anche questi dei acidi grassi che vanno bene per la circolazione, per l'elasticità dei nostri vasi sanguigni. Dunque mescolo con il leccapentole il tutto, una volta che ho aggiunto le gocce di cioccolato che sono opzionali, la frutta secca se volete la aggiungete, ma secondo me ci stava bene. Poi se i bambini mangiano con piacere è meglio ancora, no? Poi, una volta che ho preparato tutto questo, ho il mio stampo a ciambella che ho foderato con la carta forno. La carta forno ho fatto in pratica un quadrato che l'ho piegato più volte su se stesso in tal modo che mi risulta un triangolo. Tagliata la parte superiore arrotondata, no, per fare, diciamo, la forma rotonda, e anche la punta di questo triangolino per fare il buco per incastrare la carta forno. Non credo che avete bisogno che vi faccio vedere. Dunque, l'impasto è bello denso, vedete? Che lo devo distribuire. Ora, questa è una cosa pratica se siete da soli in cucina e avete da versare il vostro impasto nello stampo. Poggiate la vostra ciotola sulla parte centrale della ciambella, dello stampo a ciambella. E girate la ciambella intorno per distribuire uniformemente lo stampo. Se non siete da soli in cucina, ovviamente qualcuno vi gira lo stampo e voi versate, no? Siccome io sono sola, mi aggeggio, mi invento. Andate al mare, siete sotto l'ombrellone, c'è qualcuno di voi che segue dal mare? Magari me lo dite, poi tanto vi rispondo a tutti voi che avete scritto. Avete provato a fare la ricetta della settimana scorsa? Poi ditemi se vi è piaciuta. A noi è piaciuta tanto, ai miei piccoli. Ok, quasi fatta. Distribuisco uniformemente il mio impasto. Così una ciambella è meglio lo stampo a ciambella perché cuoce in maniera uniforme. Anche se cuocete nel forno tradizionale, lo stampo a ciambella o a plum cake è sempre meglio di quello tondo come tipo di cottura. Cuoce prima, in meno tempo e in maniera uniforme. Allora, mettiamo un po' di goccioline di cioccolato anche sopra. Per richiamare il ripieno, tanto non basta che vedano le goccioline sopra e dicono: mamma mia, che buono che sarà. Ok, e ci metto anche un po' di granella sopra per questa sensazione croccante e anche bello da vedere. Poi anche gli ingredienti che abbiamo utilizzato, cioè tipo di farina e tipo di zucchero, sono particolari. Vi faccio vedere, intanto la mettiamo. Vedete che in pochissimi minuti abbiamo preparato la nostra ciambella che la utilizziamo nel kit forno. Tanto ormai penso che lo conoscete. Il pentolone sarebbe in pratica il forno tradizionale, ma in maniera portatile. La griglia che è presente nel forno tradizionale viene sostituita da questo ometto sopra di quale io metto la mia teglia in tal modo che mi rimane sospesa nella camera d'aria. Ok, dunque metto la mia ciambella, chiudo con lo Smart Dynamic perché vado a risparmiare anche sul gas in questa maniera e lo metto in cottura. Li do 5 minuti di fiamma alta sul fornello grande 10 cm di diametro per riscaldare la camera d'aria. Il kit forno io non lo riscaldo mai per nessun tipo di cottura, nemmeno per il pane, che di solito nel forno tradizionale viene fatto ad alte temperature all'inizio, poi si abbassa a 180, e nemmeno per tipo pasta al forno, insomma ripieni di questo genere, lasagne o altre cose così, non lo riscaldo mai, non c'è bisogno.
E poi si rovina anche la pentola perché si piega essendo vuota, si deforma il fondo e non voglio questo, ma non ho motivo. Dunque parto sempre per qualunque tipo di ricetta partendo dal freddo, senza un riscaldamento, iniziale. Allora, vi saluto e poi vi dico la ricetta. Intanto oggi prima mi ha scritta la Nadia Sovilla, benvenuta nella mia cucina carissima. Antonina Scimecca, buon pomeriggio anche a te. Daniela Mecozzi, Adriana Trecca saluta tutti voi. Lucrezia Valente, ciao carissima, buon pomeriggio a tutte anche da parte sua. Rita Del Giudice, bentornata nella mia cucina. Poi c'è Giulia Genovese, bentornata anche a te. Anna Cancello, ben arrivata nella mia cucina. Ciao Nancy, Massimo e Fan, insomma non lo so. Anna Maria Gubinelli, buon pomeriggio anche a te. Daniela Messina, faccio un ciambellone, ricotta e gocce di cioccolato. Maria Rinaldi, buon pomeriggio. Ciao Michela, bentornata nella mia cucina. Michela Lo Stun. Antonietta Confreda, un caro saluto anche a te. Daniela Mecozzi, ma 2 bustine di lievito? Sì, perché l'impasto è molto pesante, la ricotta è molto pesante, vedete che liquidi non abbiamo messo oltre poco olio di semi, non avendo liquidi l'impasto è bello denso, ha bisogno diciamo di più forza di lievitazione. Mimma Casile, grazie per il tuo complimento. Ciao Francesco, bentornato nella mia cucina. Rosa Robino, buon pomeriggio a te. Maria Cammarata, buon pomeriggio da parte sua a tutti voi. Rita Del Giudice, io sto a casa e ti sto guardando, grazie. Da dove mi guardi? Loredana Iacuzzo, ciao carissima. Katia, un mega abbraccio, ci dobbiamo sentire presto. Pierangelo Panzarea, buon pomeriggio. Antonina Scimeca, la carta forno è necessaria, si può fare a meno utilizzare il vecchio metodo imburrare ed infarinare. Si può fare anche così, certo, non è obbligatorio. Diciamo, con la carta forno è più sbrigativo perché in questa maniera c'è meno da pulire lo stampo, anche se un pochino, diciamo, si sporca, però non come quando si fa con imburrato e infarinato. Va benissimo anche senza. Poi, ok. D'Angelo Nansi, grazie carissima per i complimenti. Mario Annac, ciao. Marilena Santoferrara, benvenuta. Rita Del Giudice, non ho fatto in tempo per la ricetta, hai fatto benissimo perché tanto ancora non l'ho detta. Rita Del Giudice da Pozzuoli, ok, bene, bene. Anche Nancy sta a casa e ti sta guardando, sono di Pozzuoli in Monteruscello. Bene, sono contenta. Dunque, quello che abbiamo messo sono le 5 uova, poi sono 500 400 g di ricotta, 400 g di farina e vi dicevo, la farina che ho utilizzato è questa qua, la farina toscana tipo 1, per dare anche qualità alla nostra merenda, non semplicemente a riempire lo stomaco. E ho aggiunto 280 grammi di zucchero grezzo di barbabietola. Se lo trovate, c'è un indice glicemico più basso confronto allo zucchero normale. È diverso, anche come odore è leggermente diverso, insomma. Se lo trovate, se no, potete utilizzare anche lo zucchero bianco. Ecco, vi volevo solo far vedere anche che utilizziamo dei ingredienti particolari. Poi sono le gocce di cioccolato, insomma, granella di nocciole, insomma, quello che vi piace, sono ingredienti opzionali, 2 bustine di lievito per i dolci e la cannella, che abbiamo bisogno di tutti i benefici che ci dà la cannella, se ci sono in polvere, 2 anche 3 cucchiaini potete mettere, altrimenti olio essenziale di cannella, certificato puro, testato e garantito, se avete bisogno mi potete chiedere. È un'unica azienda che riesce a dare questa purezza sul mercato internazionale. Io ho 80 ml di olio di semi nella nostra ricetta. Vanno semplicemente, un pizzico di sale ovviamente, vanno semplicemente amalgamati tutti gli ingredienti senza fare una particolare attenzione all'ordine, diciamo, in quali vengano aggiunti nella ciotola, semplicemente mescolati.
Sì, Rita, ti rispondo. Semplicemente mescolate e messe nello stampo. Ve lo consiglio lo stampo a ciambella perché lo stampo a ciambella, vi dicevo, vi dà questa cottura uniforme, si cuoce in meno tempo, ma ci avete proprio dal punto di vista della qualità dell'impasto, insomma, lievitato, cresciuto, cotto, la stessa qualità, diciamo, in tutto l'impasto. Altrimenti nello stampo tondo è più secco, l'impasto, diciamo, verso l'esterno, verso i bordi, è un po' più morbido, un po' più umido, diciamo, nella parte centrale, ma è normale, anche nel forno tradizionale succede sempre la stessa cosa. Ho imparato, diciamo, questo piccolo trucchetto, dal nostro caro Fabio Campoli, se l'avete seguito. Io ho studiato, diciamo, non soltanto seguito, ho studiato, approfondito vari argomenti che ha trattato, anche se magari accennate appena, diciamo, sono andata a studiare un po' di più per poter rispondervi a tutti voi e usare, diciamo, tutto quello che lui ha scoperto. Allora, i 5 minuti sono passati. Siccome Rita ha detto che ha la sì, Anna Maria, bravissima. Anna Maria ha detto la cannella abbassa gli zuccheri, è vero. Parleremo anche di questo. Rita ha detto che ha il coperchio classico. Ok, allora, c'è Anita che si è collegata nel frattempo e Giovanna Cusano, bentornata carissima nella mia cucina, e Maria Rustico. Ok, siccome abbiamo, vi dicevo, un impasto bello denso, gli do adesso 20 minuti di cottura perché è denso proprio, e poi lo lascio in autocottura perché utilizzo il principio Smart Dynamic del coperchio. Adesso la prima parte, cioè il tempo di riscaldamento della camera d'aria, è come se fosse il forno tradizionale. Al forno tradizionale gli diamo un 10-15 minuti a vuoto, ovviamente, di riscaldamento, per poterlo utilizzare poi per preparare i nostri dolci, perché non lo possiamo mettere il dolce a freddo, non cresce niente, non lievita niente, si butta via tutto. La differenza tra il coperchio, il forno tradizionale e il kit forno Magic Cooker è questa, che non bisogna riscaldare in anticipo. Il tempo di riscaldamento da 10-15 minuti va solo a 5 minuti. Indipendentemente dal tipo di coperchio che utilizzate, sia che il modello classico sia che lo Smart Dynamic, mi servono solo 5 minuti perché ho del lievito per tutti i prodotti che contengono lievito, per i dolci o lievito di birra, lievito madre, insomma qualcosa che deve lievitare. Il tempo di riscaldamento è di soltanto 5 minuti. Perché solo 5 minuti? Perché ho la possibilità di riscaldare la camera d'aria, ma piano piano, cioè senza esagerare, diciamo, come tempi, in tal maniera che riscaldo la camera d'aria e piano piano anche dall'interno si inizia a creare, diciamo, questa struttura, diciamo, che poi sostiene la crosta, no? Perché la lievitazione, insomma, le bolle d'aria che si formano nell'impasto. Se noi andiamo oltre 5 minuti, per esempio, ho lo Smart Dynamics, se io andassi a temperatura a fiamma alta finché vedo la calota che si alza, non va bene, perché salgo la temperatura troppo in fretta a 97 gradi, mi si forma la crosta già bella densa, diciamo dura, però non esiste la struttura interna. Questo fa sì che il mio dolce poi si affloscia. Dunque, tutti voi che magari avete provato a fare dei dolci e vedete che poi cala la parte centrale, si abbassa, diciamo, no? Si affloscia la parte centrale. State attenti a questo piccolo segreto, ecco, non andare oltre 5 minuti di riscaldamento a fiamma alta utilizzando il fornello da 10 centimetri con un unico giro di fuoco, non quello doppio come sono ai ristoranti, ok? Quello un unico solo, perché se avete il giro doppio invece di 5 minuti ne potete fare 4 o 3, ora dipende dalla potenza del fuoco, perché i fornelli, anche se sono dello stesso diametro, ma appartengono, diciamo, a piani cottura diversi, sicuramente è diversa anche la potenza del riscaldamento.
Vedete che adesso, dopo che ho abbassato la fiamma media, la stessa cosa la fate anche con il coperchio classico. Dopo i 5 minuti di fiamma alta, tempo di riscaldamento del forno, continuate a fiamma media perché adesso si sta cuocendo. Siccome ho già portato, diciamo, a temperatura la mia camera d'aria, mantengo semplicemente la stessa temperatura ma a fiamma media, non ho bisogno di fiamma altissima. Così, diciamo, permetto al mio dolce, in questo caso, di riscaldarsi all'interno, anche all'interno in maniera graduata, e di iniziare questa cottura, la reazione chimica di formare questa struttura che poi va a tenermi, diciamo, la parte superiore. E adesso la carota, insomma, adesso si sta alzando. Allora, se non avete lo Smart Dynamic, avete il coperchio classico, prendete come standard questa cosa per il coperchio classico. Potete utilizzare ovviamente lo stesso metodo che vi sto per dire adesso anche con lo Smart Dynamic, in questo caso non sfruttando proprio lo Smart Dynamic, cioè il vantaggio è che lo Smart Dynamic cucina anche in autocottura. Rita, la fiamma media non tutta abbassata. Al mio fornello, perché poi dovete conoscere il vostro fornello, esattamente come i forni sono tutti diversi uno dall'altro e ci hanno dei piccoli segreti che ovviamente la padrona di casa poi li conosce. Io abbasso la fiamma a media finché sento ancora il rumore del fuoco, cioè se abbasso un po' di più, diciamo, il rumore non lo sento più. Dunque il medio lo metto finché io sento che ancora, insomma, rumore proprio di quando esce la fiamma che brucia al mio fornello. Comunque a fiamma media, non a fiamma bassa. Non è sbagliato a mettere la fiamma bassa, solo che se voi utilizzate dopo i 5 minuti di tempo di riscaldamento del kit forno a fiamma alta, se andate a proseguire a fiamma bassa, il tempo di cottura si duplica o si triplica addirittura. Se vi va bene, tempi molto lunghi, io non ho niente di contrario, ma io sono sbrigativa, mi piace insomma fare delle cose veloci, semplici, eventualmente buone, ovviamente salutari prevalentemente, e in questa maniera, diciamo, giostrando in questa maniera la potenza della fiamma, io ho un dolce in poco tempo, è il minimo tempo che si può ottenere grazie al sistema Magic Cooker. Se vado a valutare anche il fatto che non vado a riscaldare la mia cucina come quando utilizzo il forno tradizionale, è un grandissimo vantaggio, oltre alla velocità della cottura. Anche il fatto che posso guardare tranquillamente tutte le volte che voglio dentro il mio kit forno senza che il dolce mi si affloscia, anche questo è un risultato straordinario. Se capita che devo scappare di fretta, devo uscire di casa per un'emergenza e devo spengere, ovviamente interrompere la cottura, posso interromperla tranquillamente perché niente va male, cioè niente si butta poi, perché io quando torno a casa, anche se nel frattempo il kit forno con l'impasto si sono raffreddati completamente, posso riscaldare di nuovo a 5 minuti a fiamma alta per riscaldare la camera d'aria e proseguire a fiamma media fino alla cottura, insomma, poi vi spiego adesso come si fa la cottura. Ecco, non si butta niente, si blocca, diciamo, la cottura lì dove c'è rimasta e poi prosegue quando torniamo, quando rientriamo. Ora, come si cucina esattamente con il coperchio classico o lo Smart Dynamic senza sfruttare l'autocottura? Dovete guardare, nel caso dei dolci ma anche nel caso dei salati, specialmente tutte le cose che sono lievitate in qualche maniera, indipendentemente dal tipo di lievito che utilizzate, dovete guardare che il vostro dolce o salato che sia, che si stacca da solo dai bordi della teglia in quale l'avete messo in cottura. Non aspettate a vedere la doratura in superficie, guardate semplicemente. Alzando il coperchio io posso andare a guardare senza tenerlo ovviamente tanto tempo alzato, perché ovviamente perdiamo il calore e allora i tempi si cambiano, e poi si alza anche la temperatura se sto tanto tempo, no, con il coperchio alzato. Posso andare a guardarlo più volte, ma per qualche secondo.
Dunque, aspettate a fiamma media dopo i primi 5 minuti a fiamma alta, a fiamma media finché vedete che la vostra preparazione si stacca da sola dai bordi della teglia. A quel momento spengete il fuoco anche con il coperchio classico e lasciate senza toccare con il coperchio sopra 5 minuti, non di più con il classico, non di più. Ma con lo Smart Dynamic lo stesso, se aspettate, diciamo, la cottura finché vedete che si stacca il vostro impasto, diciamo, dal bordo della teglia, sempre solo 5 minuti lo dovete lasciare. In questi 5 minuti io blocco la cottura dalla parte sotto perché spengo la fiamma, dunque non va avanti, diciamo, la cottura dalla parte inferiore, ma continua la cottura dalla parte superiore perché il coperchio, essendo a contatto con il corpo del kit forno, ha la stessa temperatura come quella di sotto. Accumula ovviamente questo colore e va a rifletterlo verso il mio dolce in questo caso. Dunque, negli ultimi 5 minuti a fuoco spento con entrambi i tipi di coperchio, cosa fa? Mi riflette questo calore che ha assorbito nel frattempo verso il dolce e mi fa la doratura finale. Non aspettate che lo vedete dorato prima di spengere il fuoco. Non andate oltre i 5 minuti a fuoco spento di tenere il coperchio classico perché inizia a farsi sentire l'effetto condensa perché l'aria esterna, anche se fa caldo fuori, sicuramente è più fredda di la temperatura interna del kit forno. Non essendo più il fuoco sotto, ovviamente le pareti, diciamo, non asciugano più durante questo periodo, si fa l'effetto condensa che vi va a bagnare effettivamente quello che voi avete cucinato. Dunque non andate oltre i 5 minuti. Con lo Smart Dynamic, come in questo caso noi utilizziamo lo Smart Dynamic, io ho la possibilità di autocottura, in questo caso del kit forno, invece di 5 minuti a 15 minuti. Insomma, un bel po' di risparmio, anche se è soltanto la fiamma media, però sono 15 minuti di risparmio nel caso del kit forno. Non vi parlo di altre preparazioni perché magari si crea confusione. Rita mi sta chiedendo, tu fai tutto sul fuoco grande? Il kit forno lo utilizzo solo sul fornello grande perché abbasso al minimo i tempi di cottura, non lo metto mai sul fornello medio perché lì i tempi di cottura si allungano troppo e a me personalmente non mi piace perdere tanto tempo. Tante volte è vero, ci metto il timer perché non, dipende di quello che faccio e quanto ci vuole, insomma, come tempo di cottura, però non è che sto appiccicata, diciamo, come nella cucina tradizionale a essere lì. Poi le altre ricette che possono essere i primi, i secondi, contorni, antipasti o insomma quello che sia, non li faccio tutti sul fornello grande, ma anche su quello medio, su quello piccolo, dipende anche dai quantitativi. Dipende tanto non solo del quantitativo, ma dal diametro della pentola o padella che io utilizzo. Se la mia pentola padella supera il 26-28, sicuramente vado sul fornello grande. Se è entro il 26 di diametro, massimo 28, posso tranquillamente utilizzare anche il fornello medio perché è importante che la mia fiamma, una volta che è accesa sotto, non va a superare i bordi della pentola. Superando i bordi della pentola, se poi anche il coperchio è più grande, come anche nel caso del kit forno, il coperchio supera il diametro del kit forno. Le fiamme che escono, diciamo, fuori dai bordi vanno a toccare direttamente il coperchio surriscaldandolo, cioè non si fa più il riciclo del vapore. La fiamma deve rimanere sotto perché si creano i vapori che vanno dal basso verso l'alto e attraversano il cibo, vanno a fare la separazione dal vapore che si crea all'interno, la separazione della parte pesante vapore pesante che contiene elementi nutritivi, vitamine, sali, minerali e che vanno a ritornare, si riciclano, diciamo, dentro la pentola e fuori dai fori venturi mi esce soltanto il vapore acqueo che poi va a incontrare la mia calotta o campana di raffreddamento,
siccome è distanziata, separata da un pezzo di plastica alimentare, diciamo sotto, non ha la stessa temperatura con il coperchio che sta appoggiato sulla pentola, rimane più freddo. È un principio fisico semplicissimo perché i vapori si vanno a condensare sotto la mia calotta e ritornano nel mio kit forno per tenere costante la mia temperatura. Qui mancano 7 minuti, vediamo se ho fatto bene. È fantastico, è fantastico, ve lo dico proprio, e poi tanto poi lo vedrete. Allora, nel frattempo sono arrivati di un po' di commenti. Allora, c'è Maria Rustico che mi ha chiesto: posso chiederti che fornello stai utilizzando? Non so se hai capito, è il fornello da 10 centimetri di diametro. Ok, questo abbiamo letto. Ah, non mi ricordo se questo l'abbiamo letto. C'è Annalisa Cardone che si è collegata, Angela Talarico. Rita l'abbiamo risposto qui. Ok, un buon pomeriggio a tutti da parte di Francesca Montuoro. Buon pomeriggio anche a te, Gina Pia. Rita, immagino che avrei capito, il kit forno lo utilizzo solo sul fornello grande, sul fuoco grande, perché diminuisco i tempi di cottura. Grazie Gina Pia per i tuoi complimenti. Grazie Antonella, spiegazione perfetta. Buon pomeriggio a Lidia Cagnolo. Grazie Gina, oh, basta, complimenti. Rita del Giudice, ma Elisa è meravigliosa. Grazie, siete molto buoni. E c'è Maria Rustica che conferma. Vi ringrazio infinitamente. Pia Renato, buon pomeriggio a te. Daniela Meccozzi, grazie anche a te per i tuoi complimenti, per tutti gli abbracci che li prendo tutto molto volentieri. Sono una persona che ama. Posso dire dipendente di abbracci, perché gli abbracci sono una cosa favolosa, perché c'è questo scambio energetico e l'unione dell'anima con l'altra persona, quando l'abbraccio è vero, ovviamente, quando è sentito col cuore, quando c'è questa cosa che è particolare, che non si sente con tutte le persone. Ecco, i miei abbracci sono veri, io quando abbraccio, abbraccio col cuore e con l'anima, non semplicemente con le mani. Anna Cotroneo, grazie carissima, grazie per i tuoi complimenti. Grazie Lidia Cagnolo. Dunque, vi dicevo, abbiamo utilizzato in questa ricetta un po' di frutta secca per gli acidi grassi che contengono, che fanno bene alle nostre articolazioni, alla fluidità del sangue, anche alle giunture, insomma, tendini e cose varie. Il cuore, ovviamente, tutto quello che è in questo ambito. Chi mi ha messo la mascherina? Daniela Meccozzi. Io la mascherina la uso solo quando entro al supermercato perché sono obbligata, altrimenti ce l'ho qua sotto, nel senso c'è il doppio mento, il mento falso, la mascherina, ma la mascherina fa veramente male. Ora non voglio fare una polemica, non siamo qui per giudicare tutte queste cose. Rita del Giudice, grazie carissima, ricambio volentieri il tuo abbraccio. Allora, abbiamo aggiunto la cannella. La cannella l'abbiamo utilizzata anche la settimana scorsa, perché proprio vado a controllare l'indice glicemico, evito il picco glicemico, che è importante, importante non soltanto per le persone che hanno problemi di diabete, diciamo. Ecco, non aspetto perché guardavo, ora lo posso spengere e lo lascio 15 minuti in autocottura. Alla fine non abbiamo fatto proprio 20 minuti di fiamma media, ma abbiamo fatto solo 15. 15 minuti di fiamma media e 15 minuti di fuoco spento. Se lo fate con il coperchio classico, dopo i 5 minuti di fiamma alta dovete fare 25 minuti di fiamma media e 5 minuti di fuoco spento. Ok? Cioè togliete questa parte, diciamo, dalla fine.
Allora, Rita del Giudice, ma sei meraviglioso, non hai bisogno della mascherina? Sì, ma la mascherina non si mette per nascondere la faccia, si mette perché non perché faccia qualcosa di positivo dal punto di vista della salute che ci protegge in qualche maniera, perché non esiste proprio. Però, Michelina, ti sei collegata solo adesso? È un ciambellone a base di ricotta, e gocce di cioccolato, granella di nocciole se vuoi, ma sono delle farine e zuccheri particolari che abbiamo utilizzato. Ah, ok, ti era scappata la cosa della mascherina, va bene. Cenensi che dice: ho fatto una tua ricetta, farfalle, patate e salsiccia. È veramente da leccarsi i baffi. Complimenti, ti ringrazio veramente che ti sei fidata di quello che ho proposto io. Fortunatamente non sei l'unica, che siete in tanti che provate le mie ricette, e alcune di voi mi scrivete pure, mi mandate anche le foto dei piatti riproposti a casa vostra, e mi dà tanta soddisfazione questa cosa. Dicevo della cannella, che a parte di controllare l'indice glicemico in questo caso, va ad attivare proprio il metabolismo, anche la circolazione sanguigna, diciamo, viene ottimizzata attraverso la cannella, ma velocizzare il metabolismo è molto importante, un po' per tutti, perché con l'età più siamo avanti d'età, ma io sono giovane, vero? Anche voi siete giovanissime tutte quante che mi seguite, non vi vedo, ma sicuramente siete giovanissime, a prescindere dall'età che avete. Il metabolismo purtroppo rallenta, ma anche per via delle tossine che si creano nel nostro organismo. Dunque, se io voglio ottimizzare, velocizzare il metabolismo e aumentare il livello di antiossidanti che vanno a eliminare queste tossine che si formano nel mio organismo, posso aggiungere, per esempio, la cannella, utilizzare la cannella. Se è olio essenziale è molto meglio ancora, perché una goccia di cannella equivale a un cucchiaino di polvere di cannella, che insomma non è il massimo. Allora, poi c'è Pina Pinuccia, grazie carissimo per il tuo complimento. Enzarallo, buon pomeriggio anche a te. Gina Pia ha detto: da provare sicuramente sarà buonissimo. Poi c'è Carnevale Massimo che si è collegato, Angela Talarico. Dopo riguardo il video da capo e magari la ripeto. Nancy è la mia figlia, Rita del Giudice. Ah, bene, bene, allora ci siamo capiti. Nadia Sovilla, l'IFIB non aumenta il metabolismo, l'IFIB semplicemente ottimizza il livello di assorbimento dei micronutrienti del cibo, però non va a aumentare il metabolismo. Angela Talarico, mi è arrivato da poco il kit forno e non l'ho utilizzato ancora. Cosa aspetti? Ecco per te una ricetta, se ti piace, come formula. Se no, lo so che sono in tanti che hanno detto che purtroppo non riescono più ad accedere al link del blog, dove sono tutte le ricette raccolte, sia video, sia quelli corti, sia le dirette, sia tutta la parte scritta, che insomma che prima era scritta, li trovate tutti su questo sito senza la www davanti, ok? Come siamo abituati. Scrivete direttamente blog.magiccooker.net e lì trovate tutte le ricette. Siccome non sappiamo qual è il motivo, risulta come un sito non sicuro. E allora, ovviamente, quando andate a digitare questo link, vi ferma, insomma, l'antivirus e vi dice: stai attento, è un sito non sicuro. Sei sicura di voler procedere? Voi scegliete di sì, di proseguire per andare a vedere questo sito. Alcuni riescono, alcuni no, in base al programma che state utilizzate, al tipo di telefono, il computer, insomma, che antivirus avete o cose varie, però se riuscite andare lì, andate lì, perché lì avete anche la casella cerca e potete in questa maniera nella cerca mettere per esempio kit forno e vi escano tutte le ricette dove si utilizza il kit forno, dolci o salate, quello che sia.
Sto leggendo anche i vostri commenti. Poi, se non riuscite ad accedere al link del blog, sul canale YouTube, sono due canali su YouTube, uno che comprende le ricette veloci, intendo come video, dove le tempistiche sono scritte, cioè non si fa vedere effettivamente il tempo reale di cottura e sono tagliati, diciamo, no, il periodo di cottura e viene semplicemente scritto. Quelle durano da 1 minuto a 3 minuti circa, dunque sono veloci, ma ci avete tutti i dettagli scritti, non potete sbagliare, cioè sono garantite dal punto di vista delle tempistiche, tipo di fiamma, fornello, cioè ci sono dati proprio tutti i dettagli. Si chiama Facile e Veloce Elisa Sesto. Lì sono le ricette corte e tutte le dirette sono raccolte sul canale YouTube La Cucina di Elisa Sesto. Trovate tutte quante raccolte lì. Vi potete iscrivere gratuitamente su entrambi i canali man mano che viene pubblicata caricata una ricetta nuova sul canale. Vi arriva la mail che vi avvisa di questa pubblicazione che è una nuova ricetta. Mancano circa 8 minuti. Allora, Vanessa Bortolini dice: la farina normale quale sarebbe meglio? C'è qualcuno che la fa anche con 00, ma è, diciamo, è la peggiore. Con la farina 0, magari. Se magari sono intolleranze al glutine, si può fare con la farina di grano saraceno che va benissimo, o metà grano saraceno, metà farina senza glutine, quelli miscele che sono fatti, diciamo, del senza glutine, o metà grano saraceno, metà farina di riso nel caso delle intolleranze, altrimenti scegli una farina più meno lavorata, meno raffinata, perché le farine raffinate formano proprio una colla nel nostro intestino e bloccano proprio il funzionamento dei nostri batteri che abbiamo nel tratto digestivo, che ci aiutano poi durante il periodo dell'assorbimento dei micronutrienti. Cinzia Dell'Ana, un bacino anche a te. Giuseppina Lapiana, un saluto carissima. Michelina Cefolillo, ecco, come mai, non so a cosa ti riferisci, magari mi scrivi. Angela Talarico, ti ringrazio a te. Poi se provi, Angela, insomma, vedi un po' come ti ci trovi con le ricette. Se non ti vengono, mi puoi scrivere privatamente, tanto tutti voi che mi avete scritto sapete che vi rispondo sempre. Nadia Sovilla, scusa Elisa, c'è mio nipotino che ti guarda affascinato. Si chiama Alessandro Mura. Caro Alessandro, un bacione e un grande abbraccio. Di a nonna di farti questa ciambella con le gocce di cioccolato, che sicuramente ti piacerà. Poi mi dici se ti è piaciuta. Rita del Giudice, io ti ascolto e mi incanto perché sei una persona squisita da spiegazione e dalla A alla Z. Grazie carissima, grazie davvero, grazie infinite. Ciao Anna Giaquinto. Al blog. Ah, come mai che succede questa cosa? Non lo so, io insomma, l'ho comunicata più di un anno fa. C'è un'azienda, una terza, diciamo, che si occupa della gestione del sito internet, che è passato, diciamo, da un'azienda all'altra. Insomma, sono varie persone che l'hanno gestito e non si capisce perché non si sa cosa hanno fatto quelli di prima. E purtroppo è così. Non so. Nadia Sorviva, grazie, è rimasto incantato a 4 anni. Alessandro, giusto? Alessandro, guarda, io ne ho 3 figli, tutti maschi. Sì, Alessandro, sono tutti maschi. Il più piccolo ha 11 anni, poi 13 e poi 27. Sono i miei amori. Rosa Francese, grazie anche a te per i tuoi complimenti. Mario Annac, hai detto che l'iFib non aumenta il metabolismo. Perché? Perché l'iFib contiene l'inulina, il selenio e la vitamina B12. E
Il selenio è un antiossidante che partecipa anche al metabolismo della tiroide. La vitamina B12 è importante per la formazione dei globuli rossi e per il sistema neurotrasmettitore, cioè mandare il messaggio, diciamo, dal cervello verso i nostri muscoli. Diciamo, questo messaggio arriva in maniera ottima, dunque anche il nostro movimento è deciso, diciamo. E l'inulina va a nutrire i batteri che sono presenti, i batteri positivi che sono presenti nel nostro intestino, che quelli sono quelli che si occupano del metabolizzare il nostro cibo, ma metabolizzare nel senso del assorbire, non che si muove più velocemente, ok? Il metabolismo è semplicemente migliora l'assorbimento, migliorando l'assorbimento tutto quello che io mangio. Siccome utilizzo anche il sistema Magic Cooker, che mi mantiene le temperature basse, significa che mantiene il 98% dei vitamine e sali minerali che sono presenti nel cibo, non si disperdano per via che ne so, che si apre o temperature alte che vanno ad ammazzare, diciamo, alcuni ingredienti che sono termolabili, che si perdono, diciamo, non ci danno poi beneficio, ovviamente. Se vado ad utilizzare anche dei ingredienti magari biologici, magari direttamente dal contadino, come sono andata oggi a fare la mia spesa da un negozio, ma non è proprio un negozio, ci sono dei contadini che si sono organizzati e ci hanno questa cosa che insomma vendono, diciamo, dai loro orti quello che producono di stagione, ovviamente. Se utilizzi ingredienti ottimi, il sistema di cottura che ti permette di mantenere il 98% dei microelementi nutritivi che sono presenti nel cibo, tanto vale ad assorbirli. Se io non li assorbo è inutile, posso prendere anche dei integratori alimentari nel caso che il mio organismo ha bisogno di integrazione, ma se l'assorbimento a livello intestinale non funziona è inutile tutto quanto. La differenza è questa, non è che va a velocizzare, invece la cannella proprio velocizza il metabolismo, lo aumenta, cioè funziona tutto più velocemente, mette in moto proprio la macchina di Formula 1, diciamo, no? Katia Marino, grazie mille per tutto quello che fai per noi, grazie mio per voi che mi seguite. Allora, questo mancano, diciamo, circa 3 minuti, ma intanto lo possiamo anche vedere, anche se mi sbrigo. Ve la devo far vedere perché è fantastico. Allora, eccolo. Che ne pensate? Che ve ne pare? Vedete quanto è diventato? Era nemmeno metà di teglia. Ecco quanto è cresciuto. Il colore è stupendo, ma grazie anche agli ingredienti che noi abbiamo utilizzato, cioè questa farina tipo 1 è una farina, diciamo, quasi integrale, cioè sempre bianca, ma poco raffinata, cioè di grado 1 e di grado 2, tipo 1 e tipo 2. E, diciamo, più il numero è alto, più la qualità della farina è migliore, non creano questa colla che si deposita sul nostro intestino e che blocca il funzionamento dei batteri, proprio l'assorbimento di quello che noi stiamo mangiando. Il dolce è veramente meraviglioso. Poi nella foto vi farò vedere, lo lascio raffreddare ovviamente, nella foto che la manderò dopo che si raffredda ovviamente, ve lo faccio vedere proprio dal taglio, a vedere anche la qualità dell'impasto, perché nonostante sono 97 gradi di cottura, il mio impasto non è bagnato. Rimane morbido, nel senso che posso mangiare una fetta di ciambellone senza essere obbligata di bere l'acqua perché è asciutto, come nella cucina del forno tradizionale. Ma in questa maniera, diciamo, il dolce è un po' più morbido, non potrei dire proprio bagnato, però più morbido, e non mi obbliga di bere qualcosa perché il grado, diciamo, di umidità è giusto. Sì, Rita, non ti preoccupare per la ricetta. Quando io vi pubblicherò la foto di questo ciambellone, scriverò nei commenti sotto il video, scriverò anche la ricetta e con i passaggi, ecco, non dovete riguardare poi tutta la diretta. E se poi sul canale YouTube La Cucina di Elisa Sestov andate a vedere qualche diretta, solo dal PC, non dal telefonino, nei commenti sotto vedete anche
per il scritto, diciamo, i passaggi, ingredienti e passaggi per preparare questo, insomma, la ricetta che è proposta nella diretta. C'è la Vanessa Bortolini che mi chiede dove si compra questa farina. Io l'ho comprata al supermercato all'Esselunga. È un supermercato che è un più fornito, ma potete cercare non per forza questa. Se magari tipo 1 o tipo 2, è meglio di qualunque tipo sia. Dunque, Rita, non ti preoccupare che ci avrai la ricetta dopo. Anna Giaquinto dice bellissimo. Anna Cancielo, grazie a te per avermi ascoltata. Katia Marino, ti rispondo privatamente. Certo, sì, che allora tutto quello che utilizzo in cucina è controllato. Se vi fidate di me, tutto quello che utilizzo è garantito. Non vado così, non per pubblicità, non per che ne so, per vari interessi. Io provo, se veramente è così, utilizzo e vi propongo ovviamente anche a voi. Grazie per la vostra attenzione. Vi auguro un bellissimo fine settimana, godetevi l'estate, non arrabbiatevi con il freddo, con il caldo, perdon. Se soffrite del caldo, vi posso suggerire magari privatamente anche una cosa a portata di mano semplicissima veramente, che vi abbassa la temperatura corporea, una specie di condizionatore portatile. Se volete sapere, chiedetemi privatamente. Vi aspetto il prossimo giovedì, sempre qui dalla mia cucina, con un'altra nuova ricetta. Un abbraccio a tutti voi, grazie per avermi seguito, vi voglio bene e viva l'amore!